Zara droga a bordo dell'auto, arrestato un incensurato dalle fiamme gialle. Marsala, omicidio del maresciallo Silvio Mirarchi, nuovi sviluppi delle indagini. Mazara ospedale a Belaiello, lettera al ministro della salute Beatrice Lorenzin. Mazara, l'ASP di Trapani acquista ulteriori attrezzature per il nuovo ospedale. Calcio, la Folgore vince in trasferta e vola in classifica, il Marsala è aperto e resta in zona retrocessione. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca, nuovi sviluppi nelle indagini sull'omicidio del maresciallo dei carabinieri Silvio Mirarchi. Questa mattina è stato arrestato un pregiudicato castelvetranese, i particolari nel servizio. Nuovi sviluppi nell'ambito delle indagini sull'omicidio del 54enne maresciallo dei carabinieri Silvio Mirarchi, ferito gravemente nelle campagne marsalesi la sera del 31 maggio scorso, è morto il giorno dopo a causa delle ferite riportate a Palermo. Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Trapani e della compagnia di Marsala hanno arrestato un pregiudicato castelvetranese. Si tratta del 50enne Fabrizio Messina Denaro, che secondo l'accusa avrebbe gestito in società con Nicolò Girgenti la piantagione di marijuana di Contrada Ventrischi, nei pressi della quale Mirarchi venne raggiunto da un colpo di pistola durante un servizio di perlustrazione notturno eseguito assieme a un collega. Sempre stamattina, inoltre, i militari dell'arma hanno notificato un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere proprio a Girgenti, che dal 22 giugno 2016 si trova rinchiuso nel carcere San Giuliano di Trapani con l'accusa di aver sparato un colpo di pistola a Mirarchi e di essere quindi l'autore dell'omicidio del maresciallo. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lilibetano su richiesta della locale procura. Per Girgenti e Messina Denaro l'accusa è in questo caso di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte dai carabinieri infatti avrebbero consentito di accertare come i due avessero programmato e realizzato assieme ad altri complici la piantagione di marijuana antistante il luogo dove fu ferito mortalmente il maresciallo Mirarchi. Nel dettaglio sarebbe stato proprio Messina Denaro a proporre a Girgenti di cedere l'utilizzo delle serre a Francesco D'Arrigo, 54enne di Partinico, già arrestato dai carabinieri nelle ore immediatamente successive al ferimento del militare. Dopo le formalità di rito, il 50enne castelvetranese Fabrizio Messina Denaro è stato condotto nel carcere di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un incensurato di 43 anni è stato arrestato per droga dalla Guardia di Finanza di Mazara. Sentiamo. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, i militari della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo hanno arrestato un uomo e denunciato a piede libero una donna, entrambi incensurati. Si tratta di un 43enne e di una 42enne sorpresi in possesso di droga e denaro in auto. A bordo del mezzo, fermato nei giorni scorsi per un controllo di routine all'uscita dell'autostrada A29 Palermo-Mazara, le fiamme gialle hanno rinvenuto circa 50 grammi di cocaina e 720 euro in contanti. La scoperta è stata fatta a seguito di una perquisizione veicolare approfondita e dopo che l'atteggiamento della coppia aveva insospettito i finanzieri. La sostanza stupefacente era contenuta in un involucro sigillato con nastro adesivo che era stato nascosto in un sacchetto di carta in un incavo del sottoplancia dell'auto. Sia la droga che i soldi sono stati sottoposti a sequestro. Al termine degli accertamenti di rito, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, a seguito del quale il Tribunale di Marsala lo ha condannato alla pena di un anno e 11 mesi di reclusione. Visita istituzionale questa mattina al Comune per il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo, Damiano Lupo. Lupo ha incontrato il sindaco Nicola Cristaldi a Palazzo dei Carmelitani. Il primo cittadino nel dare il benvenuto al nuovo commissario capo di Polizia ha confermato la massima disponibilità alla collaborazione istituzionale. Da parte sua il neodirigente ha ringraziato il sindaco per la bella accoglienza, confermando la disponibilità, la piena collaborazione con la locale Polizia Municipale e l'amministrazione comunale, in continuità con quanto fatto in questi anni per l'affermazione della legalità e della sicurezza.
Ospedale Abele Aiello, il comitato in difesa del nosocomio Mazzeri si è scritto al ministro della Salute Lorenzin. Sentiamo. Nuova iniziativa del Comitato Sosteniamo l'Abele Aiello e dei consiglieri comunali di Mazara del Vallo che lo scorso 31 gennaio hanno promosso il corteo cittadino per chiedere che il ristrutturato ospedale della città del Satiro venga classificato come struttura di primo livello. La coordinatrice del Comitato Civico, Marilinda Ingrande, i consiglieri Giorgio Randazzo, Francesco Foggia, Giovanni Iacono, Giacomo Cangemi, Giuseppe Di Gregorio hanno preso carta e penna e hanno scritto una lettera indirizzata al Ministro per la Salute Beatrice Lorenzin e al Sottosegretario di Stato alla Salute, il siciliano Davide Faraone. Motivo? Chiedere una interlocuzione diretta con i due componenti del Governo nazionale affinché possano essere prese in considerazione le ragioni per le quali, secondo gli autori della missiva, l'ospedale Abele Aiello avrebbe tutti i requisiti per essere classificato di primo livello e non come struttura di base. Nella lettera indirizzata alla Lorenzin e a Faraone viene evidenziato l'ammontare del corposo finanziamento utilizzato per rimettere a nuovo l'ospedale mazzarese e vengono evidenziati tutti gli aspetti all'avanguardia del ristrutturato nosocomio. Contestualmente viene ribadita quella che per i cinque consiglieri comunali e per il comitato civico sarebbe una vera e propria illogicità classificare l'Abele Aiello come struttura di base. Argomentazioni varie, insomma, da far recapitare direttamente al Ministro per la Salute. Consapevoli di rappresentare la stragrande maggioranza della comunità di Mazara, si legge nella lettera, chiediamo alle massime istituzioni sanitarie del Paese, cui competono funzioni di indirizzo e di controllo, un'interlocuzione diretta sulla tematica che è stata esposta affinché siano fatte scelte responsabili, razionali e soprattutto finalizzate esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni di salute secondo canoni di efficienza e di efficacia e di rispetto dell'erario. L'ufficio gare e appalti del comune di Mazara ha provveduto ad aggiudicare in via provvisoria i lavori per la realizzazione della recinzione provvisoria nel Porto Nuovo per la costruzione dei varchi doganali. Ad aggiudicarsi la gara è stata la ditta Impresa Alve SRL di Favara, che ha offerto un ribasso del 16,18% su importo a base d'asta di oltre 29.000 euro. I lavori prevedono la realizzazione di una recinzione che delimita l'area portuale con la costruzione di un muretto sul quale saranno ancorate delle piantane, sulle quali saranno fissati dei pannelli modulari. La recinzione andrà dal mercato agroalimentare fino alla mantellata di difesa di Ponente, dal mercato agroalimentare alla banchina di Riva Nord. Torniamo a parlare dell'ospedale Belaiello. L'ASP di Trapani ha acquistato attrezzature varie per 157.000 euro. Sentiamo. In attesa di conoscere la data in cui riaprirà i battenti, l'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo prosegue l'azione dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani per dotare il ristrutturato nosocomio di tutte le attrezzature necessarie per la ripresa delle attività. Appena qualche giorno addietro, infatti, il direttore generale dell'ASP, Fabrizio De Nicola, ha approvato una delibera con la quale è stato autorizzato l'acquisto di una serie di attrezzature destinate all'Abele Aiello. Si tratta nel dettaglio di una unità di monitoraggio per ECG, per il nuovo pronto soccorso, di tre aspiratori chirurgici carrellati, di vari frigoriferi e congelatori, di sette lavapadelle per le varie unità operative, di due autoclavi e di una termosaldatrice per il blocco operatorio, nonché di otto armadietti portapadelle e di quattro bisturi elettrici. Le ditte fornitrici sono state individuate sul MEIPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. La spesa complessiva ammonta a 157.000 euro, IVA compresa. Già nei mesi scorsi, come si ricorderà, l'ASPA ha aggiudicato la gara d'appalto per l'acquisto di tavoli operatori e altre attrezzature sanitarie da destinare al nuovo Abele Aiello per una spesa di 293.000 euro. Un'altra gara d'appalto riguarda infine la fornitura di arredi non sanitari, arredi sanitari e arredi per le stanze di degenza. In questo caso, mediante procedura aperta, verrà siglato un accordo quadro di 3 anni con la società aggiudicatrice dell'appalto per un importo di poco più di 1 milione di euro.
Venerdì pomeriggio alle 16 nei locali dell'Accademia d'Arte Kandinsky a Trapani si svolgerà la seconda lezione della scuola politica del Partito Socialista Italiano. L'incontro verterà su tre tematiche: marketing e autopromozione, sociologia della comunicazione, l'autopromozione in campagna elettorale. La scuola politica è promossa dal Coordinamento Provinciale Donne Socialiste, guidato da Ivomento, con il supporto della Segreteria Provinciale di Trapani. Saranno riviste durate e distanza delle soste che sono obbligati a rispettare coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche a Marsala. La novità è stata comunicata dal sindaco Alberto Di Girolamo ad una rappresentanza di ambulanti nel corso di una riunione che si è tenuta al Palazzo Municipale. Alcuni mesi fa la suddetta categoria lavorativa aveva illustrato all'amministrazione comunale i limiti di una legislazione penalizzante. Con circolare dell'assessore regionale Mariella Lobello è stato ritenuto superato l'obbligo di legge, rimettendo ai consigli comunali la disciplina dei tempi di sosta per l'esercizio sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il successivo passo, pertanto, fa sapere il comune lillibretano, sarà quello di adottare le necessarie modifiche al vigente regolamento comunale, soddisfacendo così le legittime richieste degli ambulanti. Il Rotary Club di Marsala ha organizzato una conferenza dibattito sul tema perché vaccinare, perché è importante ricorrere alle vaccinazioni, quale malattie infettive è possibile prevenire. L'incontro si terrà al complesso monumentale San Pietro venerdì alle ore 18. Riapre domani a Trapani la chiesa di San Giuseppe, detta del Carminello di via Garibaldi, nel centro storico trapanese. Alle 16 si terrà una breve celebrazione a cura del rettore, il diacono Giuseppe Martinelli. La chiesa, risalente al XVIII secolo, era stata chiusa dopo un crollo nel tetto avvenuto nel settembre del 2011, in seguito ai lavori diretti dalla Soprintendenza ai beni culturali con fondi regionali. Ora la chiesa torna ad essere fruibile. Siamo allo sport, parliamo di calcio ed è l'ultima giornata di campionato in eccellenza. Iniziamo vedendo gli highlights della vittoria fuori casa della Folgore sul campo della Parmonval. La gara valevole per l'anticipo della 21ª giornata tra la Parmonval Calcio e la Folgore Selinunte. Fischio iniziale del signor Fabrizio Arcidiacono che arriva da Acireale per dirigere questa gara. Prestia, corridoio molto buono per un giocatore della Folgore, Sekan, clamorosamente. Cicca il pallone del possibile vantaggio, fallo, norma del vantaggio, Sekan entra in aria, tiro! E il pallone sfiora il palo, decide di proseguire personalmente l'azione, serve sulla 10, Rappa che tira, c'è una deviazione, ma il pallone viene sulla destra per Erbini, che punta il limite dell'area, entra in aria. Tenta il tiro troppo debole che non impensierisce, punta, accetta il suo avversario, entra in aria per Prestia, esce ottimamente Tarantino che tocca sulla destra per Cammareri, lancio verso Sekan che stoppa, si gira, tiro e c'è il gol, molto bello da parte di Sekan. Le avanzate dei giocatori di padrone di casa, poi c'è questo tiro dalla distanza. Calcio d'angolo, battuto indietro, sembra uno schema, bello il tiro da parte di, verso il numero 9, affrontato, mette nel mezzo, verso il numero 11, Messina, che cerca, questi secondi 45 minuti, mettono nel mezzo, interviene il numero 5, un batti e ribatti, ancora Parmonval che, ma ancora Gambino che tira, però non riesce. Ci credono adesso i giocatori della Parmonval, al cross nel mezzo di Pugni, esce tutta la Folgore all'interno della propria area, parte il traversone, attenzione. C'è l'intervento da parte Montana, raccoglie Licausi, Erbini punta l'avversario, Erbini entra in aria. Si gira, mette nel mezzo sul secondo palo, Licausi stoppa, tiro, però sbaglia clamorosamente.
che tocca indietro per Falzone, c'è Comegna, invece preferisce dare a Licausi, pallone nel mezzo, di testa allontana la Parmon, va l'arriva Comegna, buono il suo tiro. Il numero 9, attenzione, una grossissima occasione. Parmonval sulla destra, pallone nel mezzo, attenzione, non riesce nella deviazione. Calcio di punizione dal vertice quasi dell'area di rigore. Parte il traversone, di testa interviene la difesa dalla Folgore, poi ancora un traversone sbagliato, ciccato dal numero 6 e c'è il duplice fischio, il triplice fischio, scusate, da parte del signor arcidiacono di Acireale che manda le due squadre negli spogliatoi. Ed ora vediamo le immagini relative alla sconfitta del Marsala Mussomeli. Dallo stadio Nino Caltagirone di Mussomeli, il più cordiale saluto da Gandolfo Pepe e da Rino Pitanza per questa attesissima sfida salvezza tra il Mussomeli e il Marsala. Ecco, parte la punizione, Minnone direttamente in porta, rischia, c'è il gol è Umberto Pizzoleo! Al quarto minuto Pizzoleo sblocca il risultato. Erroraccio dell'ex maltese, il Mussomeli si mette subito in discesa. L'ottimo ispiratissimo, c'è ancora Minnone a tagliare per Giorgio Stassi, Stassi entra nel rigore, così tutti Stassi va alla conclusione e gli viene ribattuta in fallo laterale. Minnone tedesco, scindille tra i due. E poi arriva Cristian Guerreri, break del Mussomeli, Guerreri entra in area di rigore, guarda i suoi, lascia partire un cross e Lombardo mette la palla in calcio d'angolo, è il primo calcio d'angolo della partita ed è per il Mussomeli. Minnone sull'autodestro, punta tedesco, lo salta netto, Minnone entra in area di rigore, ancora rientra, poi prova il tiro a giro che finisce però abbondantemente largo. Lombardo subvenuto, quindi ancora Lombardo, mette in mezzo, palla di subito palla per Giammango, Tumbarelli, ancora Giammango che prova la conclusione del volo, ancora Giammango, tiro alto e pioggia di fischi al Nino Caltagirone. 3 contro 3, Stassi lo allarga per Marco Minnone, Minnone vede questo intanto solo da portiere, pallonetto e arriva il volle, raddoppio del Mussomeli all'ottavo minuto, Marco Minnone. Ed esplode l'entusiasmo del Nino Caltagirone. Calcio d'angolo con Lombardo di testa e c'è il salvataggio sulla linea di Mangiapane. Stassi che ci prova dai 40 metri. Grande l'idea di Giorgio Stassi. Arriva il triplice fischio finale che sancisce la vittoria del Mussomeli sul Marsala per 2-0. E con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo, grazie per averci seguito, arrivederci.